Ciao, incontro sui romanzi del superuomo di Gabriele D'Annunzio. Partiamo ancora una volta dalla diapositiva che già in altre video lezioni ti ho proposto per avere chiaro dove siamo, in quale momento preciso della esistenza di questo importante letterato italiano e quindi contestualizzarlo un po'. Siamo nell'ultima fase, siamo appunto nella fase del superuomo. Ci fermeremo ovviamente soltanto sui romanzi in questa video lezione, lasciando poi per un prossimo incontro invece l'analisi delle poesie delle Laudi, certamente uno dei più importanti risultati della letteratura fra 8 e 900. E allora partiamo sin dall'inizio per capire i presupposti di questi tre romanzi, che sono presupposti filosofici. È ovviamente Friedrich Nietzsche che riflette sulla figura dello Übermensch, impropriamente tradotto come superuomo, in realtà più propriamente andrebbe tradotto come oltreuomo, che è capace di in qualche modo rivoluzionare, il termine non è preciso, rivoluzionare tutti quei valori della civiltà occidentale, quel sistema valoriale in cui tutti gli uomini hanno creduto fino ad oggi. Parliamo della religione, parliamo della scienza, parliamo della morale e di tutti gli altri che vengono da lui in qualche modo schiacciati, sostituiti da altri valori, no? Ormai è un uomo che deve essere capace di creare da solo dei nuovi valori in cui le persone possano, gli altri uomini possono credere, ha una forza creatrice in sé appunto che gli permette, ecco questo è il termine filosofico giusto, più che rivoluzionare, più che schiacciare, ecco traslare dei valori, no? Quindi sostituire dei vecchi valori con la propria volontà. Ricordiamo questa famigerata Wille zur Macht, no? Questa volontà di potenza di cui sembra animato. Ma questa è la riflessione filosofica di Nietzsche che ci interessa fino a un certo punto. Ti invito ovviamente ad approfondirla con il docente di filosofia, a vederla sul libro di filosofia. Ma D'Annunzio cosa prende di tutto questo? D'Annunzio ovviamente legge le opere di Nietzsche e prima cosa c'è da sottolineare che non le legge in originale, ma le legge in traduzione francese. Ma in più, ovviamente, non è un semplice, così appunto, propagatore delle idee nietzschiane, quanto piuttosto interpreta, declina, secondo i suoi valori di D'Annunzio, quello che ha letto. Ed allora nasce una personalità nuova, che quindi non si può neanche chiamare Übermensch o oltreuomo d'Annunziano, è una realtà nuova. Ed è per questo che ancora una volta ti invito a non considerare in termini letterari quella parola che abbiamo prima utilizzato con le fasi della vita o della produzione letteraria. Nessun uomo va a scatti, ecco, e nemmeno D'Annunzio, perché appunto ingloba, no? Intorno alla figura dell'esteta anche la figura nuova per lui, perché appunto è ricevuta dalle suggestioni nietzschiane dello Übermensch, che diventa quindi un artista ovviamente grandissimo, un artista elevato rispetto alla massa informe degli altri uomini, ma anche elevato rispetto agli altri artisti. Un artista che ha il ruolo di profeta, vate è il termine che ovviamente viene attribuito prima a D'Annunzio e che D'Annunzio poi attribuisce ad alcuni dei suoi personaggi. Profeta di verità assolute, profeta di valori in cui tutti gli altri uomini possono e devono credere, guida ovviamente della nazione. E allora è chiaro che punta non soltanto ad essere il migliore, ma a creare una stirpe di migliori, un gruppo di persone che attualmente lo aiuteranno in questo compito. Ovviamente siamo ben lontani da quelle che sono le istanze democratiche, l'egualitarismo buono che si va diffondendo nella neonata nazione italiana. Ovviamente lui è totalmente di un altro avviso. Il Parlamento, ma lo leggeremo poi dopo in una delle pagine importanti, il Parlamento è una cozzaglia di gente incompetente, no? Ecco. Si creerà, lui stesso sarà artefice della creazione di una stirpe nuova, la stirpe latina, ecco, riecheggiano, riecheggeranno, no? Tristemente le parole sulla razza ariana, no? Di
di Hitler e di tante altre follie che il Novecento ha visto. D'Annunzio, nel suo piccolo, parla di una stirpe latina che saprà dominare sulle altre nazioni, sulle altre popolazioni. Lo fa attraverso, e questa è la declinazione tipicamente d'annunziana dell'idea nicciana originaria, lo farà attraverso la bellezza, no? Che è ovviamente, e in questo è figlio del decadentismo, un'esperienza di pochi, un'esperienza per pochi. Allora, questo è il panorama generale, il panorama, diciamo, il presupposto filosofico su cui si basano i tre romanzi che oggi andiamo ad esaminare. In particolare, partiamo dalle Vergini delle Rocce, appunto pubblicato nel 1895, soltanto un anno dopo, appunto, il Trionfo della Morte, rimando alla lezione precedente su questo argomento, l'avevamo definito appunto poeta di il romanzo di transizione, proprio perché nella seconda parte quel romanzo, Il Trionfo della Morte, presentava già delle istanze superomistiche che evidentemente diventano importanti in questo, centrali in questo romanzo che adesso stiamo vedendo. Le Vergini delle Rocce viene definito negli anni 60 da Carlo Salinari, un importante critico letterario, viene definito questo romanzo come il manifesto politico del superuomo. Chi c'è al centro? Al centro di questo romanzo c'è Claudio Cantelmo, ancora una volta un abruzzese della famiglia di Popoli, ultimo discendente di una casata prestigiosissima, addirittura ci sono notizie di questa casata, esiste attualmente un castello Cantelmo vicino a Popoli e c'è nella storia, ci ricorda un personaggio un militare, un generale, un condottiero famoso che è entrato in contatto addirittura con Leonardo, no? Molti secoli prima. Claudio Cantelmo è l'immaginato, evidentemente ultimo discendente di questa gloriosa casata. Ovviamente niente a che vedere con la borghesia, niente a che vedere con questi ceti medi e la normalità che caratterizza questi ceti medi, ha un'idea. È un'idea appunto quella di in qualche modo legarsi ad una nobile donna con cui dare origine, dare avvio ad una nuova stirpe. Lo dicevamo prima nel presupposto filosofico, lo vediamo adesso applicato nel romanzo. No, vuole creare l'ideal tipo latino, cioè il modello tipo, appunto, un termine che ha una sua radice greca, un modello latino, appunto, una specie di nuova stirpe, non soltanto un altro popolo, ma proprio un'altra specie umana quasi, e forse anche oltre umana, che possa portare nuovi valori, possa portare il bene all'umanità e ovviamente dominare e conquistare il mondo, come era stato del resto, Claudio Cantelmo non è un caso che parli, con i suoi propri antenati, che erano stati appunto dei grandi d'Italia, e lui vuole rinnovare questa grandezza della nazione italiana. E allora va alla ricerca di questa donna e la trova in un paesino non specificato del ex, ormai ex, regno delle due Sicilie. In una famiglia dai passati ovviamente molto nobili, aristocratici, eccetera, eccetera, ma che ormai è decaduta. Appunto, è una famiglia, questa dei Capece Montaga, che ha tre figlie, da quel titolo, ecco, quindi questo castello, questo palazzo Montaga si trova su una collinetta e le tre donne, le tre vergini, le tre ragazze sono appunto le tre figlie. Ovviamente i nomi non possono essere borghesi normali come i nostri, diciamo così, ma sono ovviamente Violante, Massimilla e Anatolia. Violante è la primogenita. Massimilla è ormai in procinto di diventare suora, Anatolia è quella più dedita alla famiglia e la scelta di Claudio, dopo aver esaminato, e anzi aver ipotizzato addirittura di poterle sposare tutte e tre, mettendo in mezzo la Trinità, non si sa bene con quale delirio religioso, Claudio appunto focalizza la propria attenzione su Anatolia, che però, ecco, in maniera molto garbata, è lusingata evidentemente dalla scelta di Claudio, ma declina la richiesta dell'uomo, del protagonista, perché deve occuparsi dei due genitori ormai anziani e del fratellino demente.
invita lei stessa a rivolgersi a Violante, la primogenita, che appunto diventa così la donna con cui Claudio Cantelmo vorrebbe costituire questa nuova stirpe. Violante che in realtà appunto in parte sono tutti nomi parlanti questi, no? L'immagine è una donna fatale a suo modo, è un'immagine di un Eros perverso, distruttivo, no? Che in qualche modo sembrerebbe fare intravedere il fallimento dell'impresa. Impresa che però neanche comincia, perché in realtà il romanzo si interrompe proprio ancora prima della unione fra i due, fra Claudio e Violante. Perché? Perché, appunto, come ci dice la copertina del libro che vedi in questa diapositiva, i romanzi del Giglio dovevano essere tre, questo era solo il primo, e ne progetta altri due, dove ovviamente doveva avvenire il matrimonio, l'unione con questa donna e l'avvio di questa stirpe gloriosa che avrebbe risollevato le sorti dell'Italia. I due romanzi previsti, programmati, non verranno mai né scritti né tantomeno pubblicati. Quindi finisce così. Ancora una volta notiamo come la trama è piuttosto inconsistente, cioè che cosa succede in questo romanzo? Praticamente nulla, ecco, in questo senso. Mi piace però riportarti una pagina di questo romanzo che presenta una prosa molto roboante, molto enfatica, certamente molto distante dai nostri gusti, per cui certamente avrei molte difficoltà a leggere, chiunque avrebbe molte difficoltà a leggere questo romanzo oggi. È una prosa molto ricca, no? Molto ricca, sicuramente non siamo più in grado di scrivere un italiano di questo genere, però appunto ci risulta ovviamente molto distante dal nostro gusto, è quasi un poema in prosa, no? Evidentemente. Ma ci interessa perché, questa era la pagina che volevo portare alla tua attenzione, perché ci parla, e questo mi sembra un dato interessante, ci parla del ruolo del poeta. E in alcune delle riflessioni, sono tutto ovviamente il romanzo, anche questo psicologico, in cui tutto si svolge all'interno della psiche di Claudio, c'è una domanda importante che i poeti sembrano rivolgere, lui immagina che gli rivolgano, diciamo, ma qual è il nostro ufficio, no? Qual è il nostro compito? Noi poeti oggi cosa possiamo dare al mondo? E la risposta, sempre un tono enfatico che adesso leggerai, la risposta è molto interessante, anche molto bella, no? Difendete la bellezza, è questo il vostro unico compito, no? Voi poeti, voi artisti, potete fare questo per il bene del mondo, difendere la bellezza. Difendete il sogno che è in voi, perché oggi non più i mortali tributano onore e reverenza ai cantori luni della musa che li predilige, come diceva Odisseo. Difendetevi con tutte le armi e pur con le beffe, se queste valgono meglio delle invettive. Attenzione, in Francia abbiamo già letto, abbiamo già detto a suo tempo in una video lezione sul decadentismo, che Baudelaire parla di questa perdita dell'aureola dell'artista, non è più visto dalla persona normale come un punto di riferimento, come un rivelatore di verità. È messo da parte, è reso più o meno uomo in mezzo agli altri uomini. Qua al contrario, D'Annunzio sembra muoversi in un'ottica che è completamente differente, ovviamente alla luce del superomismo nicciano. E va bene. Le vostre risa frenetiche salgono fino al cielo quando udite gli stallieri della gran bestia vociferare nell'assemblea. Ecco, questo è quello a cui accennavo prima, cioè il Parlamento e in generale le riunioni delle istituzioni democratiche sono ovviamente il grande nemico, la gran bestia, termine che è prima nicciano e ancora prima ovviamente dell'Apocalisse, con accezioni differenti, ma insomma è la gran bestia del Parlamento democratico. Ecco, prendete in giro questi stallieri che appunto in qualche modo stanno negli scranni del Parlamento. Proclamate e dimostrate per la gloria dell'intelligenza che le loro dicerie non sono meno basse di quei suoni sconci con cui il villano manda fuori per la bocca il vento dal suo stomaco rimpinzato di legumi. No, estremamente offensivo, no? Per cui sono simili, le idee che vengono espresse dai parlamentari sono dei rutti. Ecco.
Proclamate e dimostrate che le loro mani, a cui il vostro padre Dante, vostro dei poeti, padre Dante darebbe l'epiteto medesimo che egli diede alle unghie di Taide, sono atte a raccattare lo stabio, ma non degne di levarsi per sancire una legge nell'assemblea. Ecco, l'alzata di mano, che già dall'antica Grecia era dalla democratica Atene, era considerato un segno di libertà, di responsabilità, anche di corresponsabilità nell'emanare una legge, adesso è diventato un gesto inutile, veramente quasi un oltraggio all'intelligenza umana, alzare la mano per votare una legge con queste mani, queste unghie di Taide, no? Che sono immerse nel letame, secondo quanto ci racconta Dante nell'Inferno. Verrà un giorno in cui essi tenteranno di ardere i libri, di spezzare le statue, di lacerare le tele. Ecco, un po' ci viene è un po' alla memoria quest'idea, no? Che è di Fahrenheit 451, quest'idea di ardere i libri, no? C'ha un suo fascino, indubbiamente. Questo libro, ripeto, molto lontano dal nostro gusto, però qualche suggestione interessante alla presente. No? Difendete l'antica liberale opera dei vostri maestri e quella futura dei vostri discepoli contro la rabbia degli schiavi ubriachi. Non disperate, essendo pochi, voi possedete la suprema scienza e la suprema forza del mondo, il verbo. Ecco, cioè il verbo poetico, cioè la parola poetica è una potenza, una forza assoluta che è solo vostra. Un ordine di parola può vincere di efficacia micidiale una formula chimica. Un discorso è più potente di una bomba, eh? Opponete risolutamente la distrazione alla distruzione. Ecco, quando parliamo di unione dell'estetismo col superomismo, ecco, parliamo di questo. E questa possiamo dire che è un'invenzione, tra virgolette, un'invenzione di D'Annunzio. Non ce l'aveva Nietzsche, non ce l'avranno altri, del panorama, artistico europeo. Secondo romanzo Il Fuoco pubblicato nel 1900, quindi 5 anni dopo, definito sempre da Carlo Salinari negli anni 60 come il manifesto, questa volta letterario, del superuomo. Stelio e Frena, nome singolare anche questo parlante che guarda le stelle, che non ha freni, quindi un uomo dominato da un'idea fissa che è appunto quella dell'opera d'arte globale. Ecco, il termine è volutamente una traduzione di un termine wagneriano, adesso ne parleremo, è un termine tedesco che usa Wagner, no? Gesamtkunstwerk, no? L'opera d'arte globale. Chi c'è accanto a Stelio e Frena? Ecco, c'è la solita donna fatale, che è questa foscarina, Perdita, chiamata Perdita, dietro la quale ovviamente noi non possiamo che intravedere l'identità di Eleonora Duse, che in quel momento, già negli anni precedenti, era diventata l'amante, tra virgolette, fissa, del poeta. Contorno a questa coppia, molto singolare, è una Venezia decadente, moritura, fondata sulla putredine delle palafitte. Venezia è città decadente per eccellenza. Ecco, vuole costruire Stelio e Frena un teatro dedicato ad Apollo. In quel periodo stava leggendo D'Annunzio gli scritti nicciani sulla nascita della tragedia greca, appunto lo spirito apollineo, lo spirito dionisiaco che in qualche modo si scontrano. Vuole costruire un teatro in cui poter rappresentare una grande opera d'arte, una memorabile opera d'arte scritta da lui, evidentemente, in cui si fondono la poesia, la musica, la danza e tutte le arti possibili in quell'epoca. C'è il solito triangolo amoroso fra una tale Donatella, no? Donatella Arvale, che è una cantante che è ovviamente molto più giovane di Foscarina Eleonora Duse, che affascina Stelio e Frena, anche se insomma, il triangolo mai si chiude, anzi in qualche modo lascia da solo Stelio. Perché? Perché Foscarina, pur consapevole che la sua arte, affascinante proprio, arte affascinante, è capace di vincere la gioventù, la bellezza giovane di Donatella, però è decisa a lasciare Stelio da solo per seguire i suoi progetti letterari.
ecco, che in qualche modo non la contempla, per cui lascia libero il poeta e lei va oltreoceano. Una sera Stelio incontra Wagner, ormai già anziano, verso il quale in generale Wagner, in generale, in particolare Wagner e in generale tutta la cultura tedesca, Stelio non nutre una grande stima, no? Ammira però ovviamente il grande compositore Wagner, che ha lasciato ovviamente tracce di sé nella storia della musica, dell'arte in generale, però è vecchio, malato, e proprio in quel momento ecco, subisce un colpo apoplettico, un ictus presumibilmente. E da questo capisce Stelio che l'arte, ecco, sopravvive ai personaggi importanti del passato, quasi dire un passaggio di consegne. Il grande Wagner è morto adesso, ci sei tu, Stelio. E infatti il romanzo si conclude con Stelio che porta la bara sulle spalle dall'albergo dove è stato trovato morto Wagner al porto dove c'è la nave che riporterà il corpo di Wagner in patria. Anche in questo caso, cosa dice questo romanzo? Come trama, intendo, come trama c'è poco e niente. Questo qua è sempre il discorso, teniamolo a mente perché ci siamo detti, e ti rimando alla video lezione sulla trama dei Promessi Sposi. Ecco quanto è distante il romanzo dell'Ottocento, il tipico romanzo dell'Ottocento, appunto, I Promessi Sposi, con il romanzo della fine dell'Ottocento, inizio Novecento. La trama dei Promessi Sposi già di suo comunica dei valori, dei contenuti forti. La trama di questi romanzi che stiamo esaminando, di D'Annunzio e dei prossimi che vedremo, di Pirandello e Svevo, ci dicono altro. Ci dicono altro e in generale ci dicono poco. Vedremo anche, ti rimando alle lezioni che già ci sono sul Mattia Pascal, ci dicono qualcosa di negativo sul contenuto che un romanzo può avere. Ecco, questo qua ti invito a tenere aperti questi confronti che, ripeto, sembrano un po' così bislacchi, un po' peregrini, però in realtà ci dicono molto su due secoli che si confrontano e con i quali inevitabilmente ancora noi oggi facciamo i conti. Terzo e ultimo romanzo, forse che sì, forse che no, sono passati altri 10 anni, quindi altri 10 anni rispetto al Fuoco, che è del 1900, forse che sì, forse che no, è del 1910, c'è questo celebre motto che è presente nel soffitto ligneo al labirinto, che vedi riprodotto appunto in questa copertina dei fratelli Treves di Milano, fratelli Treves editori, sono gli editori italiani per eccellenza. Questo soffitto del Palazzo Ducale di Mantova. Questa volta il protagonista è un Paolo Tarsis, no? Che è un aviatore. È un aviatore, un uomo che ha la passione per gli aerei, e ancora è inevitabile pensare che dietro Paolo Tarsis c'è ovviamente D'Annunzio con la sua sfrenata passione per i motori, per la velocità, per l'aviazione, ovviamente. Vive una, guarda caso, torbida, convulsa storia d'amore con Isabella Inghirami. Ma quello che negli altri romanzi era un triangolo, qua diventa un quadrato, perché insomma c'è la, appunto, Vana, sorella di Isabella, e Aldo, fratello ugualmente di Isabella e Vana. Perché dico che diventa un triangolo? Perché Aldo ha un triangolo, ha un rapporto incestuoso con la sorella Isabella. Vana è innamorata di Paolo Tarsis, si rivela e rivela anche il rapporto incestuoso che i propri fratelli hanno, e quindi, ossessionata dall'impossibilità di raggiungere l'amore di Paolo Tarsis, si uccide. Per cui il rapporto fra Paolo Tarsis e Isabella riesce ad andare in porto, ma pian piano che passa il tempo, sempre di più anche Isabella perde la ragione. E allora l'unica valvola di sfogo che ritrova Paolo Tarsis è proprio le competizioni aeree. E infatti trionfa in questo, trionfa in una gara di aviazione che prevedeva una rischiosissima, a quel tempo evidentemente, rischiosissima attraversata del Tirreno, cioè si partiva da Roma per arrivare in Sardegna. Lui riesce. Perché insisto su questo? Perché ovviamente è l'unico romanzo che
C'è un inizio e c'è una fine, e soprattutto ha una fine positiva per il protagonista. Noi abbiamo visto fino adesso romanzi praticamente in cui o non finisce, cioè non si capisce bene che fine fa il protagonista, o finisce male, omicidio, suicidio, insomma. Al contrario, qui è un vincente. Questo possiamo dire che è il compimento unico e finale del superuomo. È un vincente, raggiunge quello che è l'obiettivo della sua esistenza, diciamo, attuando questa volontà superomistica nel volo. Nonostante appunto questa pesantezza della donna fatale che invano, questa volta invano, cerca di succhiare via le sue energie vitali. È interessante perché finalmente entra, finalmente, nel senso che per la prima volta entra la macchina. L'oggetto proprio, l'oggetto del progresso, l'oggetto dello sviluppo tecnologico, l'oggetto del Novecento entra nell'arte. Ecco, in maniera interessante, prepotente, vincente, un veicolo, chiamiamolo così, è proprio uno dei protagonisti dell'opera. Perché appunto ci dice Paolo Tarsis che non è soltanto uno strumento, no? Un veicolo da utilizzare, ma è un ampliamento del proprio corpo, un ampliamento organico delle proprie braccia, le ali dell'aereo non sono altro che le mie braccia trasformate, ma le mie braccia. Non ci dimentichiamo che 2 anni prima, solo 2 anni prima, a Parigi, Marinetti aveva pubblicato il Manifesto del Futurismo e degli anni intorno al 1800, 1908, 1909, 1910 sono i tanti manifesti della letteratura futurista, della grammatica futurista, eccetera, eccetera, eccetera. E proprio in questi manifesti noi troviamo un'esaltazione della macchina e dell'aereo, no? Qua ho voluto riportare, come fa il nostro libro, questo singolarissimo, questo singolarissimo quadro di Tato, appunto pseudonimo per Guglielmo Sansoni, sorvolando in spirale il Colosseo, spiralata anche chiamata, no? Appunto in cui così, si intravede una città di Roma, ovviamente, ancora abbastanza libera dai palazzi. E questo aereo che sorvola e sembra dominare tutto, no? Estremamente veloce, no? Si vede come riescano a rendere. Siamo già nel 1930, 20 anni dopo il romanzo, però l'idea ovviamente, no? Il sogno eterno dell'uomo di volare è finalmente diventato realtà abbastanza comune, abbastanza collaudata per tutti gli uomini, è diventata quindi anche oggetto di appunto di romanzi. Questo qua mi sembra un dato interessante. Una pagina volevo leggere, che è appunto antologizzata anche nel nostro libro, in cui notiamo alcuni aspetti. Da una parte il solito stile, sempre molto roboante, enfatico che sia. Però è interessante perché ci dice: il nuovo strumento pareva esaltare l'uomo sopra il suo fato. Ecco quello che dicevamo prima, cioè la macchina potenzia l'uomo, non è nemico dell'uomo, ma lo rende più forte. È tutto, no, orientato nella visione superomistica della realtà. E ancora più, un poco più in basso, a uno la natura aboliva i suoi divieti. Potenzia l'uomo portandolo a superare i limiti imposti dalla natura. L'uomo da solo non riesce a volare, grazie alla macchina riesce a superare uno dei limiti imposti dalla natura. Però attenzione, d'annunzio in questo sì, è strano, lo consideriamo sicuramente un personaggio molto molto singolare, però estremamente la sua cultura è spropositata e riesce a guardare con un colpo d'occhio avanti e indietro, insieme, contemporaneamente, perché appunto è tutto proiettato verso il futuro, verso quello che accadrà, quello che è il progresso, lo sviluppo. Senza dimenticare però appunto il passato, l'ordigno dedale, una circe conversa, l'ella desimovea, cioè c'è un occhio a questo passato mitico, evidentemente, che viene trasfigurato, no? Proprio in visione della macchina. È come dire, appunto, questa ultima grande divinità che l'uomo ha creato non è altro che il prosieguo di divinità del passato. Quindi l'ordigno dedaleo, chiaro, riferimento a Dedalo, Icaro,
scontato abbastanza, una circe conversa, ecco, questa gara che si appresta a fare è una circe al contrario. Ricordiamo, la maga Circe trasformava gli uomini, Ulisse, gli amici di Ulisse, i compagni di viaggio di Ulisse li trasforma, alcuni dei compagni di viaggio di Ulisse vengono trasformati da uomini in maiali, qua al contrario la gara, no? La gara fra aviatori per questa rischiosissima traversata del terreno. Trasforma, ci dice, donna solare che trasfigurava i bruti in eroi con la ebbrezza dei suoi beveraggi. Ecco, è capace la gara, la competizione di trasformare dei bruti in eroi. E poi ricorda l'Ellade che si fermavano tutte le guerre quando c'erano le Olimpiadi, quando c'erano le gare. Ecco, come dire, appunto, c'è un passato che rende nobile anche questa ultima creazione, questa ultima diavoleria dell'uomo. La folla trasse lo spettacolo come a un'assunzione della sua specie, cioè la macchina porta l'uomo a tendere verso una vita superiore. Ecco, in qualche modo c'è un supermismo realizzato in questa ultima opera. Ricordo importante questo, forse che sì, forse che no, che è l'ultimo romanzo che affrontiamo della fase del supermismo, perché è l'unico romanzo che in qualche modo porta alla realizzazione positiva del protagonista, al contrario di tutti gli altri romanzi che abbiamo analizzato, in cui i protagonisti fanno una brutta fine oppure manca proprio completamente la conclusione del romanzo. Questo è l'unico romanzo compiuto, no? Compiuto e positivo, ma siamo appunto nel 1910 e siamo appunto all'ultimo dei romanzi legati alla fase del superuomo. Alla prossima.